Ehi, ottimo atterraggio, Carl! Oh, oh, è meglio che tu vada a casa per vedere che cosa è successo. Gary stava trasportando dei tronchi per costruire un osservatorio. Sembra che Gary abbia perso i suoi tronchi. Non è una bella situazione. E ora oltretutto i tronchi stanno bloccando le auto. Cosa puoi fare, Carl? Pensi di riuscire a muovere quei tronchi? Sembra quasi siano bloccati. Oh, sono bloccati da un po' di colla. Hai qualche idea, Super Camion? Una trasformazione, eh? È una meravigliosa idea! Un bulldozer! E ora sì che puoi sbarazzarti di quei tronchi! Wow, fantastico! Ah, Super Cavi, penso che tu debba buttarli nel cestino di Gary! Aspetta, aspetta! Marley, hai un'idea? Marley, tu puoi resistere anche a un grosso urto, non è vero? È giustissimo, è meglio portare questi tronchi al parco. Oh, Gary, va tutto bene! Oh, no! I tronchi sono fuoriusciti dal contenitore di Gary. Ehi, piccolo, ma è tutto ok? Ah, non preoccuparti, piccolo. Super Camion può tirarti fuori. E ora non muoverti, Super Camion userà il suo raggio speciale. Oh, finalmente, piccolo! Ehi, hey, aspetta! Non vuoi vedere il punto di osservazione che Ben sta costruendo? Wow! Avremmo dovuto saperlo che Marley resiste a grossi urti! Wow, vi state divertendo, ragazzi! Ma è incredibilmente fantastico! Il Super Camion a molle!
A qualcuno serve il tuo aiuto, Carl. Bisogna che tu arrivi a casa subito. Bene, bloccato nel fango. Sembra che almeno Carl sia ok. Guarda, c'è Ben. È completamente ricoperto di fango. Puoi aiutarlo, Carl. Ma è grandioso, e allora andiamo. Guarda, c'è Ben! È completamente ricoperto di fango! Ma per quanto tempo è rimasto nel fango, Carrie? Hai portato i piccoli al labirinto ed era già intrappolato! Super Camion, che cosa possiamo fare? In che cosa ti trasformerai questa volta? Un super escavatore! È brillante! Fai attenzione! Se rimani intrappolato, chi chiameremo per tirarti fuori? Fai attenzione! Devi tirarlo con molta delicatezza. Così diventa tutto più facile. Ed eccolo qua. Stai bene, Ben. Paura passata. Ottimo lavoro, super escavatore. Ma che sta succedendo laggiù? Che c'è che non va? Con calma, tutto andrà bene. Dovete riuscire a farvi forza l'un l'altro. Prendete alcuni respiri profondi. Il tuo amico si è perso nel labirinto. Ok, super escavatore, puoi fare qualcosa. Il super escavatore sta usando il radar per trovare il piccolo scomparso. Lo sta puntando qui, laggiù e da tutte le parti. Sembra che abbia intercettato qualcosa. Finalmente dovremmo essere nella giusta direzione. C'è qualcosa di nuovo? Sei riuscito a trovare il piccolo? Sì! Super Camion, visto che oggi sei così bravo a risolvere i problemi, puoi immaginare che cosa c'è nella tavola proprio davanti a te? Sembra il profumo di fango fresco! Grazie per averci salvato ancora una volta, Super Camion! Questo non deve essere per nulla facile, ma si sa che il Super Camion è bravissimo a questo gioco. E finalmente segnano! Ok, Super Camion, facciamo ritorno alla base. I piccoli e Ben si stavano divertendo al parco divertimenti quando Ben ha accidentalmente urtato la giostra.
e ora tutti sono bloccati. Sì, sono d'accordo, dobbiamo andare là subito. Oh no, la situazione adesso è ancora peggio. No, non puoi guidare sul fango, altrimenti ti bloccherai. Purtroppo non sei abbastanza grande e pesante, ma penso che tu abbia un'idea. Un mega camion, ma è una grandiosa idea! Eccoci, continua così! Ok, Ben, il super camion ti spingerà al di fuori di questo disastro! Sì, sta funzionando! Per fortuna sei salvo, Ben! Adesso dobbiamo salvare i piccoli! Questo fango è simile alle sabbie mobili. Coraggio, Super Camion, a tutta forza! Fermati, Super Camion, ti bloccherai se continui a muoverti. Billy, sei venuto per aiutarci, ma è fantastico! Grazie per aver aiutato il Super Camion, Billy. Hai perfettamente ragione, usiamo l'ST-3000! Billy, tu fai strada e cerca di andare più vicino possibile alla giostra, ok? Forza ragazzi, non è il momento di giocare, non vi muovete. Oh, meno male, siete tutti quanti salvi ora piccoli. Grazie mille per il tuo aiuto, Billy. Bene, sembra che la giostra sia stata aggiustata. Chi vuol fare un giro? Ok, e allora andiamo. Divertitevi tutti quanti, ci vediamo la prossima volta. Grande abilità, ragazzi! Sembra che stia accadendo qualcosa in città. È meglio dare un'occhiata. Sembra che Marley stia partecipando a una competizione sportiva per la giornata degli sport. Marley sta sfidando tutti quanti per la competizione a Car City. Pensi di poter partecipare?
Ehi, Marley, qualcuno ha accettato la tua sfida. Super Cane, sei sicuro di volerlo fare? Ehi, Super Cannon, hai rinunciato. Esatto, una trasformazione è un'ottima idea. Sembra proprio che i giochi possano avere inizio. La prossima, ragazzi, avete già fatto tutte le rampe. Una gara, eh? 3, 2, 1, via! No! Stai bene? Tutto ok? Esatto, ci serve qualcosa per rimettere in piedi Marley. Marley, Super Camion si prepara a rimetterti in sesto, ok? Oh, Marley è troppo pesante. Coraggio, Super Camion, ce la puoi fare! Meraviglioso! Ottimo, piccolino! Marley, che dici? Ti puoi mettere davanti alla rampa? Vi state godendo un bowling party? Chi è il prossimo? Dane, fai attenzione. È tutto ok? Sembra proprio che l'incidente abbia cambiato il modo di essere di Dane. Ora è pazzo. Devi fermare Dane. È tempo di trasformazione. Super Bulldozer, devi ripulire tutto questo disastro. Dane, dove stai andando? Billy ed Edna ripuliranno tutto. Tu devi fermare Dane. Fai attenzione, i rifiuti. Oh no, l'idrante. Tutto questo finirà male. Dane sta portando caos in città.
Oh, finalmente tutto è di nuovo in ordine. Fermati, Dane. Causerai un ingorgo. Dane ha bloccato la strada. Le auto sono bloccate. Grandioso, la strada è pulita ancora. Fermiamo tutta questa follia. Dane, ti serve aiuto. Supercar è qui per aiutarti. Oh no, fuoco! E sta circondando Super Camion. Devi fermare il fuoco, Super Camion. È tempo di trasformazione. C'è mancato poco, ma Dane è ancora qui intorno e serve aiuto. Dane sta distruggendo il negozio di dolci. Super Camion alla riscossa. Che confusione. Oh no, Dane sta attaccando Kerry. Tutto ciò si è spinto troppo oltre. Il pazzo Dane ti sta attaccando. È tempo di usare l'ST3000. Puoi usarlo come uno scudo contro la gru di Dane. Vediamo che cos'hai. Grandioso, l'airbag ti sta proteggendo, Super Camion. Dane sta attaccando Kerry. Super Camion, usa il tuo tubo. Questo dovrebbe risvegliare Dane dalla follia. Funziona! Dane sta ritornando normale. Dane, sappiamo che non l'hai fatto di proposito. E stai per avere un po' di aiuto per ripulire questo disastro. Sembra che a Car City si stia facendo la manutenzione delle strade. E sembra che Edna e Billy se la stiano spassando sul lavoro, che è una bellezza. Ciao, Dane. Sembra che tu ti stia divertendo guardando i tuoi amici al lavoro. Dane, fai attenzione. Non vorrai guidare sul cemento fresco. Oh, no! Sei riuscito a metterti in grossi guai. Mi spiace, ma è troppo tardi. Ormai il cemento è secco e ha fatto presa. E adesso che cosa facciamo? A cosa stai pensando, Edna? Dovremmo chiamare il Super Camion? Ma è un'ottima idea, facciamolo! Ciao Carla, come stai? Non preoccuparti di tutto ciò, la nostra squadra costruzioni sta migliorando tutte le strade di Car City. Sfortunatamente però c'è stato un incidente vicino al cantiere. Ci serve il tuo aiuto, puoi venire? Perfetto, grazie mille Carla! Edna e Billy stavano stendendo un manto di cemento fresco quando Dane ha deciso di attraversare la strada. Sfortunatamente ha guidato proprio sopra il cemento fresco e ora è intrappolato. Sembra proprio che ci serva qualcosa di più forte per liberare Dane. Thank you.
grande super camion, un trapano gigante farà per noi il lavoro. Però vai con calma, super camion. Dane non è così duro come il cemento. Quel trapano è molto più potente di quello che pensassi, ma queste potrebbero non essere buone notizie. Oh no! Il super trapano sta causando un super terremoto! Super camion, fermati! Oh mamma mia, abbiamo fuoco! Ragazzi, datevi una calmata! Dovete stare lontani dal fuoco! Super camion, devi fare qualcosa subito! Non preoccuparti, Dane. Super Camion sa che cosa fare per salvarti. Bel lavoro, ragazzi. Questo è il lavoro di squadra al suo massimo potenziale. Sì, il fuoco finalmente è sotto controllo. E tu sei libero, Dane. È stata una situazione molto paurosa, non è vero, Dane? Super Camion, grazie per averci salvato da questo disastro. Sei veramente un supereroe. E anche voi due siete stati veramente molto coraggiosi. Ben fatto, ragazzi. E ora che c'è che non va, ragazzi? Ah, capisco. Tutto il cemento si è solidificato e non potete finire il lavoro. Hai un'idea, Super Camion? Eccellente! Il cemento è di nuovo morbido e potete finire il vostro lavoro. Ben fatto, Super Camion! Ci vediamo la prossima volta, amici! Ehi, una gara di demolizione, che divertente! Voi ragazzi siete dei campioni a buttare giù i muri! Carla, a qualcuno serve il tuo aiuto! Dovresti ritornare a casa subito! Sono Carrie e Ben alla fattoria. Hanno un aspetto veramente nervoso. Ma che cos'è quello? Ai ragazzi, serve il tuo aiuto. È meglio fare in fretta. Super Camion è qui per aiutarvi, ragazzi. Non c'è bisogno di andare in panico. E ora dov'è il T-Rex? È andato dentro il labirinto. Eccolo lì! Super Camion, che cosa hai intenzione di fare? Hai intenzione di trasformarti? Grandioso, ce l'hai fatta, Super Camion! E adesso mostriamo al T-Rex chi è il capo!
super camion a molle. Che meravigliosa idea. Vai e prendilo, super camion a molle. Ma dove è andato? Fai attenzione! È stato piuttosto spaventoso. Ben, Kerry, il super camion a molle sta tentando di dirvi che T-Rex era solo un giocattolo. La buona notizia è che è nel bel mezzo del labirinto. La cattiva notizia è che si sta velocizzando ed ha un aspetto pazzo. Oh, che c'è che non va, Kerry? Oh no, un piccolo si è addormentato nel giardino. Ehi, attenti, è proprio vicino al piccolo. Ce l'hai fatta, Super Camion a molle! Grazie per aver salvato la giornata, Super Camion. Car City è lieta di premiarti con una medaglia per tutto quello che hai fatto. E Kerry ha preparato un pranzo picnic che potrai gustare senza nessuna interruzione di dinosauro. Goditi il tuo pranzo! Oh no, questo sembra un problema. Hai avuto un brutto atterraggio, Rocky. Eccoci qua, Rocky. Il dottor Super Camion è sempre felice di aiutare qualcuno. A qualcun altro serve il tuo aiuto, Super Camion. Coraggio, andiamo! Oh, ma ora sembra non ci sia più pericolo. Osserviamo con attenzione, Super Camion. Quel T-Rex mi preoccupa, Super Camion. Può cadere sulla piscina in qualsiasi momento. Oh no, ha colpito la piscina e ora tutte le palline di plastica stanno uscendo. Devi correre subito, Super Camion, e proteggere i piccoli. Oh, ma ora sembra non ci sia più pericolo. Però la piscina è vuota e i piccoli potrebbero farsi male. Oh no, sta cadendo! Coraggio, Super Cap, spingi forte! Sì, credo proprio che sia necessaria una trasformazione. Sì, sei super forte, Super Camion! Oh, per fortuna alla fine non è caduto sui piccoli. Ok, adesso le palline sono di nuovo nella piscina, però dobbiamo riparare la piscina stessa. Come riuscirai nell'operazione? ST-3000?
Gran bel lavoro, Super Camion! Ehi, vuoi provare anche tu a sollevare quel dinosauro gigante? Wow, che forza! Ben fatto, Super Camion! Divertitevi, amici miei! Ci vediamo la prossima volta! Che c'è che non va con Amber? Amber, tutto ok? Che sta succedendo, Walter? A qualcuno serve aiuto medico al negozio di dolci. Non preoccuparti, Amber, Super Camion se ne prenderà cura. È il momento di trasformarsi. La superambulanza l'ha riscossa. Super Camion, al negozio di dolci. Non preoccuparti, Carrie, sta arrivando l'aiuto che ti serve. Che cosa puoi fare, Super Camion? Una pillola. Questo dovrebbe fermare gli starnuti. Carrie non vuole prendere la sua medicina. Pensa che abbia un cattivo sapore. Coraggio, Carrie, questo è per la tua salute. Non era poi così male. Sicuramente ti sentirai meglio presto. Oh no, Jerry ha un incidente. Devi intervenire. Super Camion è qui per rimetterti sulle tue ruote. Jerry è stordito. Gli serve ancora il tuo aiuto. Come te ne occuperai, Super Camion? Cominciamo con i cerotti. E ora, Jerry, come ti senti? Non avere fretta, Jerry. Ti serve riposo. Jerry non si può ancora muovere. Jerry deve essere trasportato all'ospedale. È tempo di usare l'ST 3000. Con la Super Crew puoi portare Jerry in ospedale. Andiamo! Billy, che c'è che non va? Billy è svenuto. Sta guidando fuori controllo. Attenzione! Ci è mancato poco. Jerry avrà tutte le cure all'interno dell'ospedale. Super Camion, devi fermare Billy. Billy, svegliati! Super Camion, devi fermare Billy prima che faccia male a qualcuno. Oh no, Billy sta andando incontro a un vicolo cieco. Oh no, Billy sta cadendo dal ponte. Billy, non guardare giù. Non preoccuparti, Billy. Sei in mani sicure. E adesso, Billy, ti portiamo all'ospedale. Billy, finalmente hai un aspetto migliore. Stanno di nuovo tutti bene, grazie a te, Super Camion. Un gelato, buono! Che cosa è stato, Super Camion? Marley Hulk è totalmente fuori controllo. Che disastro! Elsa e Matilda gli sono dietro. Devi aiutarli. Dovresti diventare un altro Avenger forte nella stessa maniera per fermare Marley Hulk.
Wow, non sei più Super Camion, sei Spider Camion. Elsa, Matilda, non preoccupatevi, l'aiuto sta arrivando. Oh, penso che sia molto vicino. Wow, Spider Camion è così forte! Il gioco è finito, Marley e Hulk. Spider Camion è su di te. Esatto, insegna a Marley e Hulk a calmarsi un po'. Oh no, Marley e Hulk sta tornando indietro a te. Fai attenzione! Spider Camion, dove sei? Elsa, Matilda, fate attenzione! Marley e Hulk sta colpendo quelle auto per andarsene! Oh no, Spider Camion, dove sei andato? Ma aspetta un secondo, che cos'è quel suono? Fantastico, stai guidando sul muro! E tu cosa stai facendo? Cattivo ragazzo! Ragazze, fate attenzione! Questo è male! Questo è veramente male! Devi salvarle! Non preoccupatevi, Spider Camion sta per aiutarvi! Le ragnatele non possono resistere al caldo, devi usare l'ST3000! Niente di meglio per combattere il fuoco che acqua! Ottima idea! Oh no, il fuoco è troppo forte! Ma ce la puoi fare, Spider Camion! Coraggio, ce l'hai quasi fatta! Urrà! Il fuoco è estinto! E ora prendiamo Marley e Hulk! Giusto, Spider Camion! Coraggio! Ancora! Questo non è per nulla giusto, Marley e Hulk. Avrai ciò che ti meriti, vedrai! Una ragnatela! Aspetta un minuto! Spider Camion è qui! Non hai nessun posto dove nasconderti! Hai sentito? È la polizia che sta arrivando! Sono su di te, Marley e Hulk! Ottima presa, Spider Camion! Ottimo lavoro! Ora Elsa e Matilda faranno il resto! Marley e Hulk sembra essersi calmato e ora è ritornato alla normalità! Hai un aspetto migliore, Marley! Ora ti devi preparare a raccogliere tutto quello che hai rotto! Penso che si debba calmare ancora un po'! Gran bel lavoro, piccoli! Ehi, ma che succede? Ma era una macchina della polizia! Se n'è andata, ma tutto ciò è molto strano. Oh no, i piccoli stanno piangendo. Scontrini del parcheggio. Non preoccupatevi, piccoli, questi non sono biglietti veri. Qualcuno vi sta prendendo in giro. Si sta prendendo i coni dei parcheggi. Fa qualcosa, Super Camion. Lui pensa di essere grande, ma non è così. Coraggio, vai ad acciuffarlo, Super Camion!
Ottima idea, una superauto della polizia. È meglio chiamare Matilda per avere anche il suo aiuto. Matilda, al super camion della polizia serve il tuo aiuto per acciuffare un losco figuro. Fai attenzione, sta lanciando bombe a forma di uova. Mi raccomando, prudenza. È scivoloso ed è difficile vedere. È proprio arrivato il momento dell'ST-3000. Ehi, sta funzionando! Le bolle sono spazzate via! Ehi, ma dove è andato? Ehi, ma che mi dici di quel cartone? Bene, bene, bene. Ecco di chi si tratta. E adesso goditi la tua visita alla stazione di polizia, Crocomile. Grazie al super camion c'è un cattivo ragazzo in meno sulla strada. E ora vediamo che cosa avete imparato oggi. È fantastico, avete superato tutti quanti il vostro esame di guida. E un'ultima lezione, dovete seguire sempre le regole, altrimenti andrete nei guai, come Crocomile. Avete fatto tutti un ottimo lavoro. Bella mossa, Super Camion! Pronto per la cena del ringraziamento? Ma cosa sta facendo? Oh no, le torte hanno preso il largo! Ma dove sta andando così tanto di fretta? Basta calcio, almeno per oggi. Quelle sono le tue torte di zucca. È il momento di aiutare Carrie, Super Camion. Fai attenzione! Ce l'hai in pugno ora, Super Camion!
Veloce, se la sta squagliando! Fai attenzione, super camion! Oh, ci è mancato veramente poco! Ehi, la situazione diventa pericolosa. Non promette affatto bene, super camion. Devi assolutamente fermare questi tubi rotolanti. È il momento di un aiuto extra, super camion. Usa l'ST3000. Vuoi trainare i due veicoli entrati in collisione sulla strada? Ottimo lavoro, super camion. Adesso occupati dei tubi. Speriamo che funzioni. Ottimo lavoro, super camion! Là, là, c'è Crocomile! Prendilo! Non è eccitante riavere le torte di zucca per la cena di ringraziamento? Ottimo lavoro, super camion! La cena di ringraziamento è di nuovo possibile, grazie a te! È sempre bello prendersi un po' di tempo per ringraziare di ciò che abbiamo. Finalmente è arrivato il momento della festa di Capodanno! Super camion, purtroppo mancano i fuochi d'artificio! Guarda quei fuochi d'artificio, super camion! Fai qualcosa, super camion! Non c'è segno dell'origine dei fuochi d'artificio! Fai qualcosa, super camion! Aha!
Fai attenzione, super camion. L'esplosione ti sta facendo il solletico. Usa l'ST3000, veloce. Ottimo lavoro, super camion. Buon anno a tutti quanti. Fai in fretta, super camion. Non puoi essere in ritardo, visto che la festa è in tuo onore. Coraggio, se sei in ritardo, chi prenderà le chiavi della città? Appena in tempo. Che c'è che non va, super camion? Che cosa? Un altro super camion? Ma chi è? E che cosa vuole? Fai attenzione, è un super camion cattivo, vuole portare il caos in città. Oh no, dove è andato? Oh oh, ho una brutta sensazione a riguardo. Aspetta, ma non è il cattivo dottor Zig? Che cosa sta facendo qui? Sta andando verso il parco, devi andargli dietro, super camion. Oh no, l'intera città è contro di te ora, super camion. E quello che cos'è? Guarda, è dottor Zig. Devi seguirlo, super camion. Ha un atteggiamento molto sospetto. Se ne sta andando via. Potrebbe servirti dell'aiuto extra, super camion. Sta andando verso il tunnel, super camion. Non lasciarlo scappare. Super camion cattivo. Che cosa sta succedendo qui? Ah, ma certo, dottor Zig deve essere il creatore del tuo gemello cattivo. Che canaglia. Tieni alta la guardia, super camion. Non mi fido di questi imbroglioni. Oh no, dottor Zig e il tuo gemello cattivo stanno tentando la fuga. Devi fermarli, super camion. L'altro super camion è in gamba, ma tu sei meglio. Coraggio, super camion, lo hai quasi preso. Si stanno dividendo. Devi decidere a chi dare la caccia, super camion. Ottima scelta. Per prima cosa devi fermare il tuo gemello cattivo. Barry, fai attenzione. Oh no, Barry è nei guai. Devi aiutarlo, super camion. E dai, super camion, lo stai pensando sul serio? È tempo di una dose di energia.
il giubbotto di salvataggio. Ottima idea, super camion. Ben fatto. Yay! Tutti gli abitanti della città hanno visto tutto, super camion. Si sono accorti che non eri tu ad infastidirli prima. È tutto ok, Barry? E ora fermiamo dottor Zig e quel falso super camion. Ah, e allora rubare la chiave è stato il tuo piano per tutto il tempo, dottore pazzo! Ma è finita, dottor Zig. Quella chiave non ti appartiene e tu non te la meriti. Non preoccuparti, super camion. Almeno questa volta lasciali andare. Penso proprio che sia per te, super camion. Tu davvero te la meriti. La chiave della città appartiene solamente ai veri eroi. Ciao Frank, ciao Chili, state lavorando sulle decorazioni dell'albero di Natale. E adesso lo puoi accendere, Chili. Buon Natale, ragazzi. Spero che Crocomile non stia pianificando un altro disastro. Ma a che cosa serve quell'uovo? Oh no, è un uovo incendiario. Super Camion, Crocomile ha dato fuoco all'albero di Natale. Il fuoco è troppo grande. Frank non può farcela da solo. Lo devi aiutare, Super Camion. È tempo di trasformazione. Camion dei pompieri, al salvataggio dell'albero di Natale. Continua così, Super Camion. Ottimo lavoro, il fuoco è estinto. Che c'è che non va, ragazzi? Oh, oh, l'albero non ha più luci. Ottimo lavoro, Chili. Che c'è che non va, Kerry? Oh no, c'è fuoco al ristorante! Un altro albero si è incendiato. Ma come è successo? Il super camion dei pompieri e Frank uniranno le forze e fermeranno il fuoco. Ehi, sta funzionando! Crocomile, deve essere stato lui a dare fuoco all'albero. Crocomile, fermati là! Oh no, un altro uovo incendiario! E adesso il fuoco sta per raggiungere i regali di Natale. Il fuoco si espande velocemente, fai presto, Super Camion. I regali sono salvi e adesso salviamo l'albero di Natale. Cos'è stato? Guarda là! L'albero sta per cadere! Frank, fai un passo indietro! Oh no, a Frank serve il tuo aiuto! Veloce, Super Camion, è tempo di usare l'ST-3000! Usa il gancio di traino per fermare l'albero! Coraggio, Frank! Esci di lì! Kerry, è stata un'impresa veramente eroica! E ora fermiamo quel fuoco una volta per tutte! Super Camion, sei il pompiere migliore di Car City! Oh no, l'albero di Natale del ristorante è rovinato! Kerry, perché non vai a celebrare il Natale con Super Camion? Chili, Super Camion, Frank e Kerry arriveranno da un momento all'altro. Sei in arresto. Ognuno deve celebrare il Natale in pace. Buon Natale a tutti!